apriamo la pagina di OpenHub dedicata alla versione 3. Nella pagina download abbiamo le varie opzioni di download del software, senza la possibilità di scaricare ancora il sistema operativo dedicato al Raspberry. Quindi andiamo sul sito del Raspberry e ci cerchiamo il sistema operativo che vogliamo utilizzare. In questo caso io vado a scaricare il tool PEmager, che permette di scegliere la distribuzione Linux che si vuole installare sul Raspberry e poi la copia sulla schedina SD, pronta per poi essere messa direttamente nel lettore di schede del Raspberry. Quindi andiamo con il download. Ok, dopo aver scaricato e installato il tool, lo lanciamo e dalla maschera che ci appare andiamo a scegliere il sistema operativo. Nel mio caso io scelgo il Raspberry Pi OS, che è il vecchio Raspbian, la versione Lite, perché non mi interessa avere l'interfaccia grafica a disposizione. Poi ci chiede la SD card su cui deve andare a scrivere, quindi noi prendiamo la SD card, la mettiamo nel nostro computer ed appare, la selezioniamo e a questo punto possiamo schiacciare su write per andare a scrivere il sistema sulla schedina SD. Ovviamente il contenuto della SD verrà cancellato e adesso aspettiamo, ci vediamo dopo. Ok, siamo arrivati alla fine, a questo punto la schedina SD è pronta, possiamo chiudere il software, la prendiamo e la dobbiamo andare a mettere nel Raspberry. Ok, rieccoci qua, siamo in tavernetta dove abbiamo il nostro Raspberry, che io ho già aperto solo per controllare che fosse tutto a posto, il modello 4 GB di RAM. E poi il kit di accessori classico, dove abbiamo l'alimentatore con l'interruttore, i dissipatori, un cacciavitino, un adattatore HDMI piccolo grande, questo perché il Raspberry ha le porte piccole, una ventolina di raffreddamento e il case vero e proprio poi da montare. Farò tutto poi dopo il primo setup del sistema operativo. Ok, qui abbiamo una tastiera a disposizione, un monitor e niente, iniziamo a montare il Raspberry utilizzando la schedina che abbiamo preparato col sistema operativo. Andiamo a inserire nello slot, poi colleghiamo la tastiera a una porta USB. Il monitor con il cavetto in dotazione alla porta 0 del Raspberry, perché ha due uscite video il Raspberry, però bisogna collegarlo alla prima. Il monitor è acceso e adesso colleghiamo l'alimentatore e facciamo partire installazione. Quindi attacchiamo la porta USB, l'alimentatore è già fatta, e accendiamo dall'interruttore. Sta accendendo. Perfetto, siamo arrivati al login, ci loghiamo con le credenziali standard che sono PI come nome utente e Raspberry come password e siamo dentro. Adesso che raggiungiamo il nostro Raspberry dalla rete possiamo loggarci con username e password tramite SSH. Se riesco
riesco a scriverla bene, ok? E la prima cosa da fare è, direi che è un aggiornamento del sistema. Pt full upgrade. E poi andremo a controllare il... scusate, devo fare... lanciarlo con sudo per avere i diritti di amministratore. E poi andiamo a controllare il firmware del Raspberry se è aggiornato. Bene, siamo finalmente arrivati alla fine dell'aggiornamento. Adesso lanciamo il comando per controllare il firmware del Raspberry. Ok, facciamo un reboot. Ok, adesso abbiamo il nostro sistema pronto e possiamo proseguire con l'installazione di OpenHAB. Siamo adesso pronti per l'installazione di OpenHAB sul Raspberry, che abbiamo qui pronto, già loggato sul nostro terminale che ormai raggiungiamo da remoto, e andiamo sulla pagina dei download di OpenHAB versione 3 e scegliamo come versione la snapshot, proprio per prendere l'ultima build che è stata effettuata dal team di sviluppo. E seguiamo l'installazione della raccomandata tramite script. Quindi prendiamo il nostro terminale, copiamo e incolliamo i comandi. Sono classici comandi Linux per l'aggiunta dei repository di installazione dei software. Questo è il comando, quest'ultimo comando che ho dato è quello che serve proprio a installare OpenHAB. E siamo arrivati alla fine dell'installazione. Andiamo bene a vedere cosa ci dice. Ok, quello che ci dice l'importante è che non trova la Java 11. Quindi a questo punto andiamo a installare la Java 11 consigliata dal sito. Per installare Java 11 sul Raspberry 4 ho trovato questa guida sul forum ufficiale di OpenHAB, che adesso andiamo a seguire. Check, perfetto, Java 11. Ok, abbiamo installato Java. Arrivati a questo punto, adesso proviamo a vedere intanto il servizio in che stato è, ed è fermo, e quindi a questo punto proviamo a lanciarlo. Verifichiamo il log. Sto facendo qualcosa. A questo punto vediamo se riusciamo ad accedere all'interfaccia grafica sul nostro Raspberry, andando sull'indirizzo IP del Raspberry, due punti, porta 8080. Bene, raggiungiamo l'interfaccia, quindi a questo punto partiamo con il setup iniziale, inserendo uno username e una password per creare l'account amministrativo. Gli add-on li installiamo man mano che ci servono e siamo arrivati alla home page del pannello amministrativo di OpenHAB.
Nel prossimo video vedremo come andare avanti nella configurazione del sistema e integrare qualche luce o qualche sensore di temperatura per vedere che il tutto funzioni.